Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Questo è il secondo video riguardante la serie Arcane, se voleste recuperare il primo sul mio canale. E questa volta mi sono organizzata facendomi dei piccoli appunti, in modo da riuscire effettivamente a dire tutto senza rischiare di perdermi pezzi di cui magari voglio parlare qua e là. E soprattutto in modo da poter aggiungere i capitoli al video. Di conseguenza, se volete saltare e andare direttamente alla parte in cui parlo dell'episodio 5 o dell'episodio 6, Potete tranquillamente adesso farlo in questo video. Semplicemente ho deciso di fare dei video in cui chiacchierò e vi dico un pochino quello che ho pensato durante l'episodio e alcune mie teorie in quanto persona che gioca da troppi anni a League of Legends, ma che di fatto della lore ha imparato poco o niente. Di conseguenza, per poter fare questi video più velocemente, riuscire a caricarli più velocemente, faccio un editing un po' meno raffinato. E già che sto facendo dei piccoli disclaimer, un'altra cosa che voglio dirvi è che comunque parlerò per singoli episodi questa volta. Quindi, se io ho un dubbio, lo, lo dirò nella, nella parte dell'episodio in cui mi è venuto e poi lo chiarirò più avanti. Di conseguenza, se mi sentite dire una roba che poi è stata. Eh, confermata oppure è stata giustificata più avanti non, non sono pazza non l'ho vista tutta semplicemente sto decidendo di, di separarli appunto in modo che siano ciascuna porzione di video abbastanza completa allora episodio 4 dove c'è la giornata del progresso stra interessante tutte le varie cosine che si vedevano la prima domanda che mi sono fatta quando ho capito che eh, era passato un po di tempo è stato ma jace non invecchia. Tutti i personaggi che conosciamo hanno cambiato il loro aspetto. Abbastanza per capire che è passato del tempo. Anche Victor stesso ha i capelli un pochino più lunghi. Ma questo discorso può valere in parte anche per Victor. Ma soprattutto Jace. Cioè Jace ha soltanto il contorno della barba. Basta. Questo lo rende più vecchio. Tutti gli altri personaggi principali hanno avuto. E anche quelli secondari in realtà hanno avuto dei cambiamenti estetici assurdi. E Jace ha soltanto la... Il grigio della barba un po' strano, ma i banditi sullo skate dove devo mandare il curriculum? Mi date un indirizzo e mail qualcosa? Ma che figata! Anche se poi vedendo come sono finiti non so se è la migliore delle idee. E in realtà abbastanza velocemente ci introducono a Jinx, che è un'ottima cosa perché è tra virgolette la protagonista. Entrate in scena di Jinx. Fighissima con Jinx che gioca con la sua preda ed è proprio una cosa che mi aspetterei. Ma poi l'effettiva entrata in scena, cioè lei che parla, un po' strana. Non so come spiegarmi, mi sembra troppo poco pazza. Nel senso che se voi avete mai eh, giocato o visto il personaggio di LOL, Jinx ha gli occhi aperti. Tutto il tempo, questa sarebbe la faccia di Jinx, mi sta bruciando, questa sarebbe la faccia di Jinx tutto il tempo ed è proprio questo che ti piace un sacco mentre la giochi: che è una pazza fuoribonda e ovviamente sicuramente anche senza conoscere la sua lore si può intuire che lei prima di impazzire stesse bene, ma soprattutto che nonostante sia pazza anche nel gioco. Um, ha, ha, ha avuto sicuramente dei momenti di lucidità, momenti in cui ha creato le sue armi o nel momento in cui le ripara. È un po' come se nel momento in cui lei viene posta davanti, a, aggiungendolo a quello che si vede su Arcane, uh, nel momento in cui viene posta davanti a una sfida di costruire qualcosa, a, lei ritorna lucida, ma ritorna lucida solo per quelle cose. Nel momento in cui poi qualcuno la chiama, lei si gira e ritorna pazza. Questa è l'idea che la maggior parte dei giocatori di LOL si, si sono fatti prima di vedere Arcane ed è più che giusto per un, un corretto sviluppo del personaggio mostrarci tutte le sue fasi. Il punto è che è troppo poco pazza comunque perché lei si vede già che ci sta arrivando ma è molto sobria comunque, troppo sobria. E poi vediamo la conversazione tra Silco e la tizia che andava al bar di, di van der eccetera e vediamo ho proprio scritto che lei dice a stilco che doveva controllare il carico ma jinx come personaggio non dovresti considerarla in nessun modo affidabile per darle un incarico che poi lei dopo due minuti può decidersi di non eseguire che è quello che effettivamente succede, quindi su quello è giusto perché lei si mette a sparare anche al gruppo stesso, perché in quel momento è fuori di testa, ma qui sembra appunto, per, per come è sviluppata fino ad ora, sembra quasi che Jinx sia normale tutto il tempo e poi abbia dei momenti di pazzia, invece no, dovrebbe essere il contrario. Dopo questo dialogo tra la tizia e Silco scopriamo che Jinx ha, a mo' di gatto, ha la sua mensolina in cima, All'ufficio di Silco, la sua relazione con Silco è molto molto strana, cioè forse è il modo in cui loro a livello proprio fisico, perché vediamo Jinx che appoggia le, la, la, parte, la parte degli stivali sulle gambe di Silco e tipo gli appoggia la sua testa sulla testa di Silco, e sono atteggiamenti che generalmente sono cose che vedi di più nell'ambito romantico. Fa un effetto strano perché noi sappiamo che Jinx comunque è ancora un adolescente, mentre Silco è un uomo adulto ed è molto. Un po' dopo la vediamo in camera sua, nel suo habitat, che camera sua, è una caverna dove ci si è incastrato dentro tipo un, un qualche tipo di aereo. E quella è la Jinx che i giocatori di lol. Vedono e di cui hanno la percezione nel giocarla e nell'avercela presente come personaggio. Quello che è strano è che lei decide di fare qualcosa, decide di fare casino per dimostrare di non essere debole quando la Jinx nel gioco di League of Legends lo farebbe semplicemente per far saltare cose in aria. Quello che hanno fatto è stato aggiungere un livello di profondità, in particolare aggiungere un motivo per cui lei fa le cose. L'hanno fatto perché altrimenti alla gente non sarebbe piaciuta perché è sicuramente è un personaggio non convenzionale e loro in fondo devono comunque guadagnare soldini. Devono avere più gente che si interessi al brand. Gente che magari decida di scaricare uno dei 57.000 giochi che hanno fatto per Jinx e poi iniziare a giocare perché gli piace il gioco. Quindi è chiaro che devono fare il più possibile per cercare di rendere la serie piacevole al maggior numero di persone possibili. Allo stesso tempo però così ci perdi un pochino perché appunto chi la conosce, chi ce l'ha presente, chi sono un po' troppi anni che gioca, ci rimane un po' male. Tornando alla giornata del progresso, vediamo Caitlyn da adulta che è già diventata una poliziotta, i suoi genitori ce l'hanno con lei perché è poliziotta. Non riesco a empatizzare con Caitlyn, per quanto il personaggio di per sé non mi dispiaccia, eh, nella serie cercano di farti un pochino empatizzare in alcune scene quando in realtà non te ne frega niente perché la tua reazione è la stessa che hanno la maggior parte delle persone intorno a lei, cioè ma sei nata privilegiata, ma che cazzo ti lamenti? Hai avuto la possibilità di scegliere il lavoro che ti piace perché i tuoi genitori sono così importanti. Cioè, mh, capisco che tu ci rimanga male che a loro non piace, che vorrebbero altro per te, però non ti lamentare perché hai fatto quello che volevi della tua vita. Nell'episodio poi vediamo tutta la spiegazione dell'hextech, dei progressi che sono stati fatti, si vede il rampino dietro Victor che, per chi non lo sapesse, è il rampino che lui ha nella skin base del videogioco, quindi sarà il suo rampino. Infatti sto solo aspettando che, si, che se lo attacchi addosso. <ride> E poi ci fanno vedere il, il discorso che lui fa alla giornata del progresso. Io onestamente non ho capito perché lui non abbia fatto Vedere comunque i progressi fatti fino a quel momento non c'era nessun motivo per cui lui semplicemente non potesse mostrarlo. Fai vedere i progressi fatti fino a quel momento e dici questo è ciò a cui siamo arrivati fino ad adesso. E inoltre, se invece l'avesse fatto vedere, ci sarebbe stata la scusa o comunque l'occasione per aumentare la sicurezza intorno a quell'oggetto lì. Magari non lasciarlo lì. Tra l'altro, cioè di notte, no, ok che magari Piltover è comunque una città un pochino più tranquilla con tutti i borghesini, ma comunque stai lasciando una roba aperta lì a chiunque voglia passare e rubarsela. Poi Jinx, fighissimo, fighissimo! che li fa entrare nel fuoco, c'è anche lì di nuovo stupendo, fatto molto Megamind la parte finale in cui c'erano tutte le trappole in giro, non so perché mi ha dato molto quella sensazione con tutti i, i robottini piragna che aveva Megamind, bellissima, mi è piaciuta un sacco quella scena, mi aspettavo che in quel momento ci presentassero V, invece no, Vai, scusate sono abituata che nel gioco la chiamavo V, però si chiama Vai, Caitlin... Verso questa parte finale mi è piaciuta un sacco invece, ad esempio, no? Perché effettivamente è utile, effettivamente sta facendo qualcosa, non si sta soltanto lamentando o facendo un po' la, la bimba emo che si lamenta che soffre dei suoi problemi da adulta, che comunque può scegliere la sua vita e fare quello che vuole. E poi abbiamo l'introduzione più bella mai fatta e finalmente vediamo... Pia! Posso dirlo che è una bonazza? Posso dirlo? Mi ha tolto, mi ha ucciso, mi ha, mi ha ucciso, mi ha preso a pugni, nei polmoni e io ora non riesco a respirare più. Colgo l'occasione per farvelo vedere in questo video perché lo volevo dire già nello scorso ma non l'ho detto. Io in camera ho un poster da quando ho scaricato LOL, uno dei primi poster, adesso ormai ho la camera piena, Fu, vai e vi lascio l'immagine per vederla. È proprio quel personaggio che per me mi, ri mi rimarrà sempre qua, è proprio quel personaggio che è il mio preferito in assoluto e non ci sarà mai nessun modo razionale di giustificare perché mi piace così tanto, un po' come i Pokémon. Quindi non solo vederla così è fighissimo, non solo la sua introduzione è stata la migliore nel, nel, in tutta la serie. E non ci sarà mai nessun'altra scena che potrà mai eh, eguagliare quanto per me sia stato figo vedere Vai presentata in questo modo. Ma è poi è proprio una bonazza, cioè non so nemmeno che altro dire onestamente, cioè mi ha tolto veramente il fiato. Detto questo andiamo all'episodio 5. C'è un pezzettino di backstory di Caitlyn, sento che mi dovrebbe importare ma non me ne importa onestamente cioè che l'unica cosa che ci fa capire è che comunque Caitlin anche da piccolina ha sempre sicuramente è cresciuta in un ambiente in cui lei doveva dimostrare sempre che nonostante fosse cresciuta in quell'ambiente, comunque lei era brava. Quindi anche quando vince il premio per il tiratore lei, comunque, se la prende e si innervosisce al pensiero che l'hanno lasciata vincere perché lei avrebbe voluto vincere solo in base alla sua esperienza e alle sue capacità. Ed è una cosa che capisco, ma di nuovo pro i problemi di chi non ha problemi. Credo che, eh, appunto, abbiano voluto introdurre qualche scena giusto per, ma che in realtà anche Riot, anche Netflix si siano resi conto che ce ne sarebbe fregato poco o niente perché. Si vede poco niente. In questa, in, in questa puntata vediamo Jace che cerca di combattere la corruzione. Ma onestamente mi sembra un cliché stupido, banale, irrealistico e soprattutto già visto tante volte. Sarà frequente in serie di questo tipo. Prendete una qualsiasi serie TV, animata o con gli attori, nella quale si ha un qualche tipo di comunità. Gerarchica e vedrete questo cliché. Lo sviluppo che hanno preso è stato di lui che cerca di girarli dalla sua parte, quindi cerca di sfruttare la corruzione eh, dal, facendo lui accordi in modo che credo che si intenda che i soldi della corruzione finiscano nelle sue tasche invece che tasche di qualcun altro, ma che comunque abbia un minimo di controllo per poter ridurre. Entro certi termini, o comunque poter aiutare anche le popolazioni più povere. Non lo so. Secondo me gli prenderà un po' la testa. E onestamente lo spero. Spero che anche solo per 10 minuti di episodio decidano di fare così. Perché secondo me sarebbe uno sviluppo interessante. Poi vediamo Jinx che sta avendo questa crisi mistica riguardante sua sorella. E decide di tornare al centro di allenamento. Tra l'altro, una cosa che non ho capito è perché lei abbia sempre in testa Milo ma in realtà noi non abbiamo visto questo grande collegamento quasi l'opposto Milo ce l'aveva sempre con lei forse è questo forse è il fatto che comunque eh, per assurdo nei gruppi di amici il legame più forte è sempre tra i due che si stanno sul cazzo e che si criticano proprio perché è costante non lo so forse è per quello perché le manca quella persona che comunque riesca a riportarla alla realtà che non le dava la vita facile e che le diceva le cose come stavano, probabilmente è per quello. Poi vediamo V e Kate, la porta nel bordello, <ride> bellissimo, c'è il momento gay, ma comunque trovo estremamente bello il messaggio nei confronti della comunità queer di com'è il mondo nei bassi fondi, dove per assurdo dovrebbe regnare lo stereotipo e invece no è una società perfettamente funzionante nel, nel suo micro organismo. In cui non c'è una vera divisione tra uomini e donne, non c'è un problema con l'orientamento di genere o sessuale delle persone e di fatto non c'è nemmeno bisogno di inventarsi le etichette gay, lesbica, bisexual, eterosessuale, eccetera. Basta semplicemente dire a me piacciono le donne, a me piacciono gli uomini, non, non c'è nemmeno il problema alla base perché comunque. Uh, dimostra che per quanto una civiltà, una comunità, meglio ancora, magari sottosviluppata o comunque negativa per determinate cose che possono essere dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, comunque riesce a accettare i suoi componenti, anche perché una cosa che è totalmente realistica è che la guerra non si fa mai tra poveri. Nel senso che, in una società sana, quando le persone stanno allo stesso livello, cercano di aiutarsi il più possibile a uscire insieme da quel livello. Ed è per questo che anche nella vita reale vedrete molto, molto, molto di più le persone che non hanno niente dare a qualcun altro piuttosto che le persone che hanno tutto. Ed è un bellissimo messaggio. Abbiamo fatto i seri per un secondo, torniamo a parlare di cose veramente importanti. La yorgal prostituta. Ne vogliamo parlare? Era un personaggio troppo bello, io mi aspettavo, ero sicura al 100% che avrebbero fatto rivedere, perché tutti ci siamo fissati su quel personaggio, l'hanno fatta vedere per mezzo secondo e è bastato. Iconica! E poi, grazie a Dio, riusciamo a capire un pochino più avanti nella puntata che um, Jinx e Silco hanno un rapporto paterno, cioè lo vede come suo padre, grazie al cielo. Ci siamo salvati da una bella denuncia. Poi abbiamo visto Jais con il suo love interest. Era palese, nel senso che se avete visto bene no, gli sguardi, le scene che c'erano tra i due, sarebbe diventato palese che appunto sarebbero finiti dove sono finiti. E poi c'è la scena esplicita di loro due che hanno un rapporto, molto carina come l'hanno fatta insieme a Victor che fa i suoi progressi. Ed è anche figo che invece Victor po cioè, avrebbe potuto avere la stessa identica scena, ma rifiuta la ragazzina, la... Non so, non so bene chi sia, cioè credo sia un aiutante di qualche tipo del laboratorio, la ignori semplicemente quando... Cioè è quasi un pochino quella scena lì, è quasi un po' far vedere cosa Victor si sta perdendo in quel momento se non avesse rifiutato la ragazzina e l'avesse accompagnata a casa, eccetera. Tra l'altro è fighissimo che abbiano scelto di fare il sangue in stile più cartunesco. Bellissimo. Vediamo poi questa specie di battesimo di silco nei confronti di Jinx. Se dopo questo Jinx diventa effettivamente la Jinx del gioco, allora è accettabile che si sia comportata così strana fino ad ora. E poi devo essere onesta, è stato un po' strano il concerto dentro la puntata con Vai che passa davanti. Quella stessa identica scena io l'ho vista ai mondiali. Degli esports, quindi del, appunto del gioco a livello mondiale, a livello agonistico di League of Legends, già lì mi aveva fatto strano, però lì comunque tu mi stai presentando il progetto, ci sta, ma dentro la puntata non, non l'ho apprezzato tanto, devo essere onesta. Episodio 6 Allora, la backstory di Victor mi interessa, infatti ci dà inoltre dettagli stra interessanti durante l'episodio, in particolare poi ci dice. Uh, io avevo già intuito che lo scienziato che ci faceva vedere uh, sarebbe stato lo scienziato che noi avevamo visto uh, che lavorava per Silco. E quando Victor ci va a parlare, quello che si vede è il singed, diciamo che gli manca l'outfit. Del gioco, ma è il singed del gioco. Noi lo vediamo così adesso perché c'è stato un incidente perché noi ci dobbiamo ricordare che c'è stato appunto quegli incidenti in cui è esploso tutto e noi abbiamo chiaramente visto quello scienziato lì mangiato dall'esplosione. Devo dire anche che ho notato un po' in tutti questi episodi, ma in particolare in questo, che anche i personaggi secondari sono comunque strainteressanti e caratterizzati, e non sono caratterizzati tramite degli stereotipi, soprattutto. Sono belli, mi, mi interessano. Finalmente Jinx sta iniziando a fare le cose a caso, giusto perché le va, ed è ottimo, e a farle senza senso, ed è ottimo. Sembra che quella specie di battesimo dell'episodio 5 sia stato effettivamente per farla completamente impazzire. Una cosa che mi ha dato un sacco fastidio è stato Aimerdinger che non si è spiegato bene quando c'era la cosa di già ja con Jace e Victor perché lui gli ha semplicemente detto dovete distruggerlo, io ho visto robe e Merdinger sa benissimo di che cosa sta parlando e sa benissimo che è una cosa veramente grave la devi spiegare bene, la devi spiegare bene perché poi è ovvio che succede come è successo che l'hanno mandato in pensione, tra l'altro mi è dispiaciuto un sacco in quella scena mi è dispiaciuto però allo stesso tempo avevano ragione cioè è un po' ipocrita nelle cose che fa quando siamo nei bassi fondi che c'è Caitlyn che si fa aiutare che viene aiutata anzi da questo tizio malaticcio all'inizio pensavo che fosse il dottore, lo scienziato del flashback di Victor perché non ero comunque sicura, ho detto però mi sembra lui invece no, quello lì se l'ho riconosciuto bene è il mercante che era Appena arrivato nel primo episodio al bar, ai tempi quando c'era Vander e V e Jinx, V e Powder stavano ancora insieme ed erano ancora lì, e poi sempre lì lui la porta appunto da, questo, da questa maga, piuttosto questa alchimista sarebbe il modo corretto per, per descriverla, credo. E lei vuole fare un baratto, ok. E Caitlyn le dà il suo fucile, non è ok. Prima di tutto, perché siamo nei bassi fondi, cioè a malapena c'è la luce non le sarebbe servito il fucile, le bastava dare i proiettili. Certo, io che sono una giocatrice di LOL, vi posso dire l'hanno fatto perché così le hanno tolto quest'arma e così poi lei più avanti. La prossima arma che avrà sarà l'arma. Del videogioco, cioè quel cecchino che ha tipo tre mi sembra lenti di cecchino. Ma non ha senso. Lei non ha nemmeno provato a dare i proiettili e basta. Non lo diciamo nemmeno, lo sappiamo benissimo: che tra vai e Caitlyn era palesemente un bacio, quindi lo citiamo e basta. Per come stanno portando avanti la storia in quest'ultima parte, sembra che vogliano. Portare al finale in cui Jinx viene salvata e tutto ritorna come prima. Quando poi si ritrovano, ovviamente è un momento estremamente toccante, sono carinissime, ma in realtà non ha senso perché nel videogioco. E voi direte, ma sempre sto videogioco? E grazie, è basato su quello, per forza di cose mi baso su quello. In game loro sono comunque considerate rivali, tant'è vero che se tu stai giocando Jinx e hai contro Vi oppure Caitlyn, quando l'ammazzi ti dà un bonus. Di conseguenza non è quello che succederà, perché... Jinx rimarrà pazza, ma siccome adesso non lo è ancora abbastanza, non lo è ancora del tutto, non lo è ancora nel modo finale in cui lo sarà, l'impressione che ti danno è questa, ma è... sarebbe un finale veramente brutto. Quindi da questi tre episodi, rispetto ai primi tre, sono rimasta più delusa, i combattimenti ci sono e sono comunque fatti bene, ma Jinx, ad esempio, c'è l'occasione di farci vedere lo Zap, che è la sua seconda arma, la pistolettina, che spara un colpo ben preciso ed è un'abilità nel gioco. Lo si vede per un millisecondo, nemmeno fai in tempo a godertelo perché il, il nemico a cui lo sta sparando è vicinissimo. Quando, invece, se vogliamo fare questo, questo confronto, nel gioco lo usi di più quando è lontano perché ha molta più gittata rispetto all'attacco base. E rallenta di conseguenza tu lo usi quando uno sta scappando e magari lo finisci anche quindi sarebbe stato non solo per il senso del gioco ma anche per riuscire a farcelo vedere bene avrebbe avuto molto più senso che il nemico fosse stato un pochino più lontano e per ora quindi non sono soddisfatta nel senso che lo sto guardando lo sto guardando volentieri non vedo l'ora dei prossimi tre episodi perché deve essere bello nei prossimi tre episodi e ci sto rimanendo male perché non pensavo che due Aziende che hanno più soldi di quanti il mio cervello riesca a immaginarne siano riusciti a fare una roba così mediocre oggettivamente rispetto agli standard. Alcuni pezzi, quelli in cui si ha un'effettiva libertà stilistica perché non sono descritti nella lore oppure non sono estremamente precisi, non sono comunque stati approfonditi. Come a volte ci siano delle situazioni in cui ti viene a dire, ma perché hai fatto così? quando è una scelta insensata. Ci sono un, un sacco di piccoli dettagli e sono i dettagli. Che rendono piacevoli le cose, voi fatemi sapere che ne avete pensato o qual è la vostra idea in generale oppure se c'è qualche scena in particolare o qualche teoria magari che volete aggiungere. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video.